Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Soriclara Biogen Pharma SPA, ultimo aggiornamento. 16 settembre 2022. Cos'è Soriclar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Soriclar durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Soriclar? Soriclar è un farmaco a base del principio attivo claritromicina, appartenente alla categoria degli antibatterici macrolidi e nello specifico macrolidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Biogen Pharma SPA. Soriclar può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Soriclar 500 mg 14 compresse rivestite, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Biogen Pharma SPA, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo claritromicina, gruppo terapeutico antibatterici macrolidi, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni: deve essere tenuta in considerazione la guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Soriclar è indicato negli adulti e in bambini di età superiore ai 12 anni. Trattamento di infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina: infezioni del tratto rinofaringeo, tonsilliti, faringiti, dei semi paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, erisipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Inoltre per Soriclar 250 mg compresse rivestite e per Soriclar 250 mg granulato per sospensione orale. Infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili. Inoltre, per Soriclar 500 mg compresse rivestite e per Soriclar 250 mg granulato per sospensione orale. Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii. La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica. Posologia: la dose raccomandata di claritromicina nell'adulto e nei bambini oltre i 12 anni di età è di 1 compressa o di 1 bustina da 250 mg ogni 12 ore. Nei casi di infezioni gravi il dosaggio può essere aumentato fino a 500 mg ogni 12 ore. La durata usuale del trattamento è 5-14 giorni, ad esclusione del trattamento per la polmonite acquisita in comunità e la sinusite, che richiedono 6-14 giorni. Pazienti con compromissione renale: nei pazienti con insufficienza renale in cui la clearance della creatinina è inferiore a 30 ml/min, il dosaggio di claritromicina deve essere ridotto della metà, ad esempio 250 mg una volta al giorno, oppure 250 mg due volte al giorno in caso di infezioni gravi. In tali pazienti la somministrazione non deve essere proseguita oltre i 14 giorni. Nei pazienti adulti con infezioni da micobatteri, la dose raccomandata è 500 mg due volte al giorno. Si raccomanda, nel trattamento di infezioni diffuse da Mycobacterium avium complex in pazienti affetti da AIDS, di proseguire il trattamento fino all'ottenimento di risultati clinici o microbiologici e comunque a discrezione del medico curante. La claritromicina deve essere usata in combinazione con altri farmaci antimicobatterici. Nelle infezioni odontostomatologiche, la dose raccomandata è di 250 mg ogni 12 ore per una durata di 5 giorni. Schema posologico: nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, tripla terapia claritromicina 500 mg due volte al giorno in associazione con omeprazolo 20 mg al giorno ed amoxicillina 1000 mg due volte al giorno per un periodo compreso tra 7 e 10 giorni. Claritromicina 500 mg due volte al giorno in associazione con lansoprazolo 30 mg due volte al giorno ed amoxicillina 1000 mg due volte al giorno per 10 giorni. Doppia terapia claritromicina 500 mg tre volte al giorno in associazione con omeprazolo 40 mg al giorno per 14 giorni, seguiti da omeprazolo 20 mg o 40 mg al giorno per ulteriori 14 giorni. Claritromicina 500 mg 3 volte al giorno in associazione con lansoprazolo 60 mg al giorno per 14 giorni. Una ulteriore soppressione della secrezione acida può essere richiesta per la riduzione dell'ulcera.
Claritromicina è stata usata inoltre anche nei seguenti schemi terapeutici: claritromicina più tinidazolo e omeprazolo o lansoprazolo, claritromicina più metronidazolo e omeprazolo o lansoprazolo, claritromicina più tetraciclina, bismuto subsalicilato, e ranitidina, claritromicina più amoxicillina e lansoprazolo, claritromicina più ranitidina, bismuto citrato, popolazione pediatrica nei bambini oltre i 12 anni di età, come per gli adulti. Nei bambini con meno di 12 anni di età, l'uso di Soriclar compresse rivestite e Soriclar 250 mg granulato per sospensione orale non è raccomandato. In tali pazienti usare Soriclar 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale o Soriclar 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale. Modo di somministrazione uso orale. Preparazione della sospensione orale in bustine. Per preparare la sospensione in bustine, al momento della somministrazione, versare il contenuto della bustina in un bicchiere d'acqua. Agitare fino ad ottenere una sospensione omogenea. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, agli antibiotici della classe dei macrolidi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Somministrazione concomitante di claritromicina con uno qualsiasi dei seguenti medicinali: Astemizolo, Cisapride, Domperidone, Pimozide e Terfenadina, dal momento che possono indurre un prolungamento dell'intervallo QT ed aritmie cardiache, inclusa tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare e torsione di punta, vedere paragrafo 4, 4 e 4, 5. Somministrazione concomitante di claritromicina con ticagrelo o ranolazina. Somministrazione concomitante di claritromicina ed alcaloidi dell'ergot, ergotamina o idroergotamina, perché può condurre a tossicità da segale cornuta, vedere paragrafo 4, 5. Somministrazione concomitante di claritromicina e midazolam per uso orale, vedere paragrafo 4, 5. La cosomministrazione di claritromicina e l'omitapide è controindicata, vedere paragrafo 4, 5. La claritromicina non deve essere somministrata a pazienti con pregresso prolungamento dell'intervallo QT, prolungamento dell'intervallo QT, congenito o acquisito, documentato, o aritmia cardiaca ventricolare, inclusa torsione di punta, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. La claritromicina non deve essere somministrata contemporaneamente agli inibitori della HMG-CoA riduttasi, statine, che sono estensivamente metabolizzati dal CYP3A4, lovastatina o simvastatina, a causa dell'aumentato rischio di miopatia, inclusa la rabdomiolisi, vedere paragrafo 4, 5. La claritromicina non deve essere somministrata a pazienti con disturbi elettrolitici, ipocaliemia o ipomagnesiemia, a causa del rischio di prolungamento dell'intervallo QT. La claritromicina non deve essere somministrata a pazienti che soffrono di grave insufficienza epatica associata ad danno renale. Come con altri potenti inibitori dell'enzima CYP3A4, la claritromicina non deve essere usata in concomitanza con colchicina, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: l'utilizzo di una qualsiasi terapia antibiotica, come con claritromicina, per trattare le infezioni da H. pylori può provocare l'insorgenza di batteri resistenti. La claritromicina non deve essere prescritta a donne in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: l'uso dei seguenti medicinali è assolutamente controindicato a causa dei potenziali gravi effetti dovuti alla loro interazione farmacologica. Astemizolo, Cisapride, Domperidone, Pimozide e Terfenadina. Elevati livelli di Cisapride sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Soriclar insieme ad altri farmaci come Afinitor, Aloperidolo Galenica Senese, Aloperidolo Pensa, Aloperidolo Salf, Alpheus, Amiodar, Compressa, Amiodarone Cloridrato Bioindustrial IM, Amiodarone ICMA, Amiodarone Milan, Amiodarone Ratiofarm Italia, Amiodarone Sandoz, Amiodarone Zentiva, Amiodar, Soluzione, Uso Interno, Ancilleg, Arcas, Atoris, Compressa rivestita, atorvastatina ABC, compresse rivestite, atorvastatina Accord, atorvastatina Almus Pharma, atorvastatina Alter, atorvastatina Risto Pharma, atorvastatina Eurobindo, atorvastatina Docgen, atorvastatina EG, atorvastatina Gipt, compresse rivestite, atorvastatina Corca, atorvastatina Milan Generics Italia, atorvastatina Misura, atorvastatina Pensa, atorvastatina Sandoz GmbH, atorvastatina San, atorvastatina Technigen, atorvastatina Teva Italia, atorvastatina Via
Viatris, Atorvastatina Zentiva, Atover, compresse rivestite, Atover, compresse rivestite, Avalox, compresse rivestite, Avalox, soluzione, uso interno, Bortezomib Accord, Bortezomib Aurobindo, Bortezomib Dottor Redis, Bortezomib EG, Bortezomib Fresenius Kabi, Bortezomib Igma, Bortezomib Medac, Polvere, Bortezomib Milan, Bortezomib Sandoz BV, Bortezomib San, Bortezomib Teva, Bortezomib Zentiva, Braftovi, Brilique, compressa rivestita, Buccolam, Cafergot, Cardiovasc, compresse rivestite, Certican, compressa oro dispersibile, Colib, compresse rivestite, Colchicino Lirca, Corderone, compressa, Corderone, soluzione, uso interno, Coripren, compresse rivestite, Corlentor, Cotellic, Dasatinib EG, Dasatinib Krka, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Didergot, Domperidone ABC, Domperidone Doc Generici, Domperidone EG, Domperidone Giuliani, Domperidone Milan Generics, Domperidone Sandoz, Domperidone Teva, Dronedarone Aristo, Eldisine, Eletriptan Aurobindo, Eletriptan Doc Generici, Eletriptan EG, Eletriptan Milan, Eletriptan Teva, Eletriptan Viatris, Enalaprile Lerconi di Pina Doc, Enalaprile Lerconi di Pina EG, Enalaprile Lerconi di Pina EG Stada, Enalaprile Lerconi di Pina Corca, Enalaprile Lerconi di Pina Milan Pharma, Enalaprile Lerconi di Pina Teva, compresse rivestite, Eudicox, Everolimus Etifarm, Everolimus Medac, Everolimus Sandoz GmbH, Ezetimibe Atorvastatina Doc, Ezetimibe Simvastatina Almus, Ezetimibe Simvastatina Alter, Ezetimibe Simvastatina Aurobindo, Ezetimibe Simvastatina Doc Generici, Ezetimibe Simvastatina EG, Ezetimibe Simvastatina Corca, Ezetimibe Simvastatina Milan, Ezetimibe Simvastatina Sandoz, Ezetimibe Simvastatina San, Ezetimibe Simvastatina Technigen, Ezetimibe Simvastatina Teva BV, Ezetimibe Simvastatina Zentiva, Ezevast, Feludipina Milan Generics, compressa rilascio modificato, Feludipina Ratiofarm, Feludipina Sandoz, Feludipina Zentiva, Goltor, Alcion, Aldol, compressa, soluzione, Aldol di Canoas, Aldol, soluzione, Ibrance, Imbruvica, Capsula, Imbruvica, compresse rivestite, Innegi, Ipnovel, Isoptin, compressa rilascio modificato, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, Ivabradina Accord, Ivabradina Aristo, Ivabradina Aristo Pharma, Ivabradina Aurobindo, Ivabradina Doc Generici, Ivabradina EG, Ivabradina Corca, Ivabradina Milan Pharma, Ivabradina Teva Italia, Ivabradina Zentiva, Inark, Ketamino Molteni, Kexrort, Kiscali, Colester, Crustat, Lanoxin, Lercadip, compresse rivestite, Lerconi di Pina Aurobindo, Lerconi di Pina Doc Generici, Lerconi di Pina EG, Lerconi di Pina Milan, Lerconi di Pina Ratiofarm Italia, Lerconi di Pina Sandoz, Lerconi di Pina San, Lerconi di Pina Technigen, Lerconi di Pina Zentiva, Lercaprel, compresse rivestite, Lercaprel, compresse rivestite, Lipenil, Liponorm, Lisitens, Loiuxta, Lovastatina Doc, Lovastatina EG, Lovastatina Milan Pharma, Lovastatina Teva, Lovinacor, Limparza, Medipo, Melemib, Metergin, Midazolam Accord Healthcare, Midazolam B. Brown, soluzione, uso interno, Midazolam Bio Industrial Im, Midazolam Amel Pharmaceuticals, Midazolam Ibi, Midazolam Calcex, Motilium, Mocosidrop, Mocosifluxacina Aurobindo, Mocosifluxacina Corca, Mocosifluxacina Pensa, Mocosifluxacina Teva, Multac, Navelbine, Capsula Molle, Navelbine, soluzione, uso interno, Nervaxon, Nigipress, Omega Statin, Omistat, Orap, Orvatez, Oxa, Peridon, Plendil, Prevex, Procoralan, Ranexa, compressa rilascio modificato, Rapanune, compressa rivestita, compresse rivestite, Rapanune, soluzione, Raxar, Reagila, Relpax, Rixstat, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Riges, Ritmodan, Ritmodan Retard, Rosim, Samska, Seglor, Serenase, Setorilin, Silodosina Aristo, Silodosina Aurobindo, Silodosina Doc, Silodosina EG, Silodosina Corca, Silodosina Milan, Silodosina Sandoz, Silodosina Teva, Silodosina Zentiva, Silodix, Capsula, Simbatrix, Simvastatina Arc, Simvastatina Accord, Simvastatina Almus, Simvastatina Alter, Simvastatina Aristo, Simvastatina Aurobindo, Simvastatina Doc, Simvastatina EG, Simvastatina Gipt, Simvastatina Exal, Simvastatina Corca, Simvastatina Milan Generics, Simvastatina Pensa, Simvastatina Sandoz, Simvastatina San,
Sinvastatan, Sinvastatina Technigen, Sinvastatina Teva Italia, Sinvastatina Zentiva, compresse rivestite, Sincol, Simvacor, Simvalip, Simvat, Sirturo, Sivastin, Songar, Sopavi, Spravato, Spricel, compressa rivestita, Spricel, compresse rivestite, Staticol, Stivarga, Sunitinib Accord, Sunitinib Dottor, Redis, Sunitinib EG, Sunitinib Milan, Sunitinib Sandoz, Sunitinib Teva, Sunitinib Zentiva, Sutent, Talentum, Tasigna, Tabacor, Taxat, Torvactan Teva, Torisel, Torvacol, Torvast, compressa, compresse rivestite, Torvast, compressa masticabile, Totalip, compressa, Totalip, compressa masticabile, Tovanira, Tovastive, Triapin, Triazolam Doc generici, Triazolam EG, Triazolam Milan Generics, Triazolam Pensa, Triazolam Radiofarm Italia, Triazolam Zentiva, Triveram, Tiverb, Urorec, Capsula, Vastat, Vastgen, Vastin, Velve, Velcade, Verapamil Doc generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, Verzenios, Vigamox, Vincristina EG, Vincristina Pfizer Italia, Vincristina Teva Italia, Virdex, Botrient, Botulia, Vitorin, Xalco, Xarator, Xipocol, Zanedip, compresse rivestite, Zanipril, compresse rivestite, Zestan, Zevistat, Zocor, Zicaria, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Soriclar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Soriclar durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza non è stata valutata la sicurezza della claritromicina per l'utilizzo nelle donne in stato di gravidanza. Sulla base dei risultati ottenuti da studi su animali e dall'esperienza nell'uomo, non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili dati dell'effetto della claritromicina sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. Il rischio di capogiri, vertigini, confusione e disorientamento, che può verificarsi in seguito alla somministrazione, deve essere tenuto in considerazione prima che il paziente guidi veicoli o utilizzi i macchinari. Effetti indesiderati. A riassunto del profilo di sicurezza, le più frequenti e comuni reazioni avverse correlate alla terapia a base di claritromicina, sia per i pazienti adulti che per i pazienti pediatrici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di assunzione di alte dosi di claritromicina si possono verificare disturbi gastrointestinali. Un paziente che soffriva di disturbo bipolare ha ingerito 8 grammi di claritromicina manifestando alterazioni dello stato mentale, comportamento paranoico, ipocaliemia, ipossemia. Le reazioni avverse che si manifestano in caso di sovradosaggio devono essere trattate con l'immediata eliminazione del medicinale non assorbito e opportune terapie di sostegno. Come per altri macrolidi, i livelli sierici di claritromicina non risultano essere eliminati tramite emodialisi o dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antibatterici generali per uso sistemico. Macrolidi codice ATC. Ilunga 01 fa 09. La claritromicina è un antibiotico macrolide semisintetico derivante dalla sostituzione in posizione 6 nell'anello lattonico dell'eritromicina di UN. Proprietà farmacocinetiche. Studi sul cane hanno dimostrato che dopo somministrazione endovenosa orale di 10 mg/kg si sono avute concentrazioni plasmatiche di medicinale di 3, 2 o 1 mg/ml ad 1, 4. Dati preclinici di sicurezza. La VL50 in topi e ratti è risultata superiore a 5 mg/kg. Per os e superiore a 300 mg/kg per os nel cane e nella scimmia. La tossicità a breve termine. Elenco degli eccipienti. Soriclar 250 mg, compresse rivestite, nucleo della compressa, cross carmellosio sodico anidro pregelatinizzato, cellulosa microcristallina giallo di chinolina e 104 lacca di alluminio, diossido di silicio, povidone K29, 32 acido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Soriclar a base di claritromicina sono Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Almus, Claritromicina Alter, Claritromicina Doc generici, Claritromicina EG, compresse rivestite, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina San Pharma, compresse rivestite, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Clacid, compresse rivestite, granulato, Clacid, granulato, Clacid, polvere,
Maclacid RM, Cruclar, Macladin, compresse rivestite, Macladin, compresse rivestite, granulato, Macladin, granulato, Macladin, polvere, Viclam, compresse rivestite, Viclam, compresse rivestite, granulato, Viclam, granulato, Viclam, polvere. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.